La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 19 gennaio, un buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere insieme le prime pagine del giornale di oggi. Apriamo con il Messaggero, corsa al Colle, tensioni nel PD, il caso Cofferati, scuole democratici, la sinistra peserà sulla scelta del nuovo presidente. Legge elettorale, apertura renziana al Movimento 5 Stelle, Berlusconi va alla Conte sul patto con il Premier. Roma-Londra, sull'aereo con il passaporto falso, volo bloccato, allarme a Fiumicino, scoperto dopo l'imbarco, aveva documenti pakistani. Allerta terrorismo, la stretta del Viminale, presto nuove espulsioni. Statali, licenziati 220 in un anno, metà assenteisti, rare le sanzioni per scarso rendimento, il governo deciso a cambiare più rigore. La Gazzetta del Mezzogiorno, il dopo napolitano, il caso Cofferati agita il PD, la minoranza di Civati e Fassina contro colpi per il Quirinale e Vendola per il Colle, un nome non da patto del Nazareno. Renzi alle prese con la dimissione dell'ex sindacalista del partito e con i sondaggi poco rassicuranti. Emergenza Taranto, l'Ilva non li paga, fornitori in piazza, rischio paralisi, oggi a Roma proteste delle aziende dell'indotto. Massimo livello di allerta, Alfano, oltre 100 sospettati, ragazze sequestrate, ombre e polemiche. Il viaggio pastorale, mai così tanti per un Papa, a Manila 7 milioni di fedeli e la messa con Francesco, l'ultimo monito dall'altare, piangete per i bimbi abusati. Lecce solo un pari, adesso la vetta è più lontana, a Barletta giallorossi raggiunti sull'1-1. La Gazzetta di Lecce, statale 275, la sfida della provincia, via i lavori o chiederemo i danni, presenza di Gabellone all'attacco, non è più il tempo di discutere ma di agire, opere pubbliche, l'ANAS nel mirino del responsabile di Palazzo dei Celestini, un appello a fare presto arriva anche dall'onorevole Salvatore Capone. Lecce, il contenzioso per la tangenziale est, il PD al sindaco, basta fare, scaricabile sul caso Leadri. Ugento, operaio nel mirino, due attentati di 15 giorni, misteriosi episodi in Piazza Italia, il primo durante le festività. Prima categoria, invasione di campo e tafferugli, due arresti, si tratta di tifosi dello Scordano e nel Parabiglia restano feriti anche due carabinieri. La partita Ugento Scordano è stata sospesa al 65esimo, un supporter locale aggredisce un calciatore. Infine il nuovo quotidiano di Puglia, il calcio, illusione Moscardelli, poi il solito Lecce, un gol dell'attaccante Speranza da Barletta, ma i giallorossi non riescono a mantenere il vantaggio. Lo spogliatoio, perdiamo punti solo per colpa nostra. Piano traffico flop, resa dei conti, in aula la mozione di sfiducia a Pasqualino, le opposizioni, colpa sua, il caos a Natale. Violenza negli stadi, botte e feriti, anche a Tuglie, invasione di campo e rissa, partita sospesa, arrestati due tifosi. All'interno del primo piano i nodi dell'economia, svolta occupazione, in Puglia le imprese si rimettono in moto, buona performance di crescita nella provincia di Lecce. La novità, ammortizzatori garantiti per 8.000 casse integrati, la regione ha siglato nuovi accordi con il governo. La pagina dedicata a Lecce, cave di pietra, il Salento punta sui mercati esteri, piano con la regione, vetrine a Londra e Dubai. Iniziativa, nuovi modelli per la città nel nome della comunità Emmanuel, l'appello di padre Marafioti, oggi l'incontro a Palazzo Carafa. I nodi del comune, le Adri e Conti a rischio, Perrone si assuma le sue responsabilità, Forese o PD all'attacco, Salvemini, preoccupati. Il consiglio, piano traffico, resa dei conti, l'assessore si dimetta, caos Natale, in aula la mozione di sfiducia per Pasqualini. Infine lo sport, il calcio, effetto Penelope, ancora una volta il Lecce va in vantaggio e si fa raggiungere, il Barletta si salva. Gallipoli K.O. nel derby a testa alta, vince il Brindisi, ma 40 elogia i suoi, grande prestazione. Bene, anche per oggi il nostro appuntamento con la rassegna termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...